qui in Piazza Insorti d'Ungheria, dove c'è in fase di allestimento un bellissimo altare di San Giuseppe. Come si dice in termolese? Di San Avvocato Giuseppe. di San Giuseppe. Loro sono Anna Maria e Antonietta, del gruppo di preghiera Amici di Santa Giovanna Antida, detto bene, sì, che esiste tra l'altro da 20 anni. Questo è il vostro altare, il vostro. Ci raccontate un po' perché c'è questa tradizione, da dove nasce, perché avete deciso soprattutto di ricostruire, ecco, Vabbè, questo. la tradizione risale a tantissimi anni fa, si parla della metà dell'Ottocento, è stata portata da una signora di San Martino in Pensilis e quindi poi si è attivata anche sul territorio. E quindi comunque noi 2 anni fa ci abbiamo provato, ci è piaciuta l'idea, poi lo scopo è quello di raccogliere fondi da mandare nelle missioni dove operano le suore della carità. Qui a Termoli ce n'è una famosa che è Suor Elvira, che sta in Sì, Suor Africa. Elvira Tutolo, sì. Esatto, e quindi mandiamo tutte le attività che svolgiamo anche durante l'anno o in altre occasioni, sono rivolte insomma a raccogliere fondi per aiutare persone meno fortunate di noi. Anna Maria, che cosa manca ancora qui nell'allestimento di questo altare? Mancano le ultime cose, mancano i fiori freschi, Che i si devono candelabri posizionare sul tarditi, tappeto, le sì. candeline accese e poi manca l'allestimento della tavola. Ecco, Oddio, ci noi dite ovviamente qualcosa su questa tavola, in la che tavola cosa? non la rifaremo come quella di una volta, insomma mettiamo solo i simboli, quindi il pane, la pizza e metteremo ecco, i vari legumi con i quali si fa proprio il San Sì. Giuseppe, no? E bah, metteremo un po' di dolci, un po' di carciofi, due fave, però la tavola di Villo Tembore era molto ricca, Anticamente era una tavola antica. riservata alle persone più indigenti che potevano in questo modo rifocillarsi. Oggi chi è che Oggi invece. poi tutta la tavolata, diciamo, va alla Caritas. Anche lì ci sono persone che hanno bisogno, mentre una volta queste persone si cercava la famiglia proprio bisognosa e poi si portava nel posto dove c'era l'altare e queste persone, c'era una tradizione molto forte, e come entravano queste 3 persone, la padrona di casa si metteva in ginocchio e li baciava i piedi, perché per lei rappresentava la Sacra Sì, Famiglia. perché è un po' la festa della famiglia, questa di San Certo. Giuseppe. Poi si sedevano a tavola queste 3 persone e venivano servite da 3 ragazze con i piedi scalzi. Si mettevano ognuno a fianco a un personaggio della Sacra Famiglia e li servivano e quindi loro mangiavano. Dopodiché gli preparavano 3 cesti pieni, quindi con la pagnotta di pane, la pizza e il pesce, tutto quello che c'era e glielo portavano a casa. E poi quello che rimaneva, tutte le persone che avevano allestito l'altare e festeggiavano, perché poi c'è sempre un momento di festa, Certo, no? E certo. così si concludeva la festa di San Giuseppe. Io la vivo da quando sono nata, perché mia mamma si chiamava Giuseppina, ma lei non lo ha mai fatto a casa sua, però collaborava. Oggi non è più così, sono cambiate tante cose, però insomma sono rimasti quelli che sono anche un po' i simboli e nel vostro caso anche lo spirito, perché ecco. Voi utilizzate poi le donazioni per aiutare. Certo, no, quest'anno abbiamo il terremoto della Turchia e della Siria, e quindi tutto quello che si raccoglie sarà devoluto per questo scopo. E sì, ogni anno, quando sono 3 anni che lo facciamo, adesso è Sì. finita, quindi ogni anno viene. Che comunque è bello tramandare questa tradizione, questa devozione anche ai ragazzi, che se non lo facciamo noi un po' poi si va a perdere. Quindi dobbiamo Certo. cercare in qualche modo di tenere attiva e viva la tradizione, la fede, insomma, tanti, tanti componenti pure di E questo. poi c'è da aggiungere una cosa che quest'anno ci ha preso molto, perché abbiamo realizzato l'altare svuotando le case. Ah sì? Sì, cioè abbiamo portato lei la coperta, lei il cendrino, lei il tappetino, lei la tovaglia, lei. Quindi Ah, quindi veramente c'è stato un coinvolgimento totale. è anche un modo per dare una seconda vita a tanti oggetti. Questo così si realizzava una volta. Si spogliavano Ecco. le case e noi quest'anno abbiamo fatto proprio questa cosa, per cui Proprio lo ci spirito di sì una sì volta. sì sì
le piante, i vasi, abbiamo cercato di utilizzare tutto quello che avevamo in casa. Ma domani due fiori freschi, insomma, San Giuseppe se lo bello. Ma tutto sommato abbiamo cercato proprio di lavorare sì. al risparmio, perché quello che si raccoglie, anche noi ci siamo autotassati per poter aiutare questi poveri bisognosi, che poi questo è il carisma di Santa Giovanna in Tita. Quindi noi, affiancando le suore della carità, cerchiamo di, nel nostro piccolo, di aiutare chi ha problemi, chi ha bisogno. Quando si potrà visitare l'altare? In che orari? Si apre alle domani è il 18 sì. marzo. Sì. Sì. Arriverà il sacerdote per la benedizione dell'altare e dei panini. E quindi si apre da domani e poi sarà tutta domenica e anche lunedì, perché quest'anno la festa liturgica di San Giuseppe è lunedì, perché domenica è la domenica di Quaresima, per cui liturgicamente viene rimandata. Quindi fino a lunedì. Fino a lunedì.